il 28 agosto 2020 a Udine l'incontro sul tema Acqua e clima, le sfide del nostro secolo, organizzato dal Circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi Udine. La serata è stata coordinata magistralmente dal relatore Marco Job del CEVI, Centro Volontariato di Udine, assistito nella parte tecnica audiovisiva dalla collaboratrice Teresa Cuttini sono stati affrontati i temi legati alla crisi ambientale e alle migrazioni forzate. L'acqua è un bene essenziale per l'uomo ed è un diritto umano che, secondo quanto dichiarato all'Assemblea delle Nazioni Unite del 2010, viene ancor prima degli altri diritti dell'uomo. In questo momento storico, il nostro pianeta presenta una forte criticità legata strettamente alla scarsità idrica e al prelievo crescente di acqua non tanto per usi domestici quanto per l'utilizzo in campo agricolo e industriale. Si presenta sotto i nostri occhi uno scenario davvero preoccupante. Secondo i rapporti internazionali delle banche e delle grandi società di capitali, la scarsità idrica e i cambiamenti climatici sono temi urgenti che l'intero sistema dovrà affrontare in tempi rapidi per garantire la sopravvivenza della popolazione mondiale. In collegamento dalla Bolivia, Stefano Archidiacono, referente del CEV in America Latina, ha presentato alcuni progetti in corso. Il suo intervento ha stimolato diverse riflessioni sull'importanza delle risorse idriche per tante popolazioni a cui ancora oggi non viene garantito il diritto umano all'acqua. Ha sottolineato quanto sia fondamentale realizzare opere civili e strutture riconoscendo forme di organizzazione locale convolgendo nelle attività le persone del luogo, nel massimo rispetto della loro cultura e del loro rapporto con il territorio in cui vivono da generazioni. Trattare le acque, depurarle e metterle a disposizione di tutti, nel rispetto dell'ecosistema e garantendo un'economia circolare di questa risorsa, è l'obiettivo principale delle cooperazioni che in questo momento operano in America Latina con progetti, già avviati e conclusi in Brasile e poi copiati per la realtà del popolo boliviano. In collegamento da Roma, Salvatore Altiero ha presentato alcune iniziative relative alla sua attività di cooperazione e ricerca sulle questioni legate ai conflitti ambientali. Collabora da tempo con l'associazione ASUD Onlus e invita i presenti alla serata a visitare il sito ASUD.net. Grazie alla sua preziosissima analisi, Altiero ha fatto emergere che l'informazione e la comunicazione mediatica giocano un ruolo importante per trovare i veri responsabili dei flussi migratori a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi. La gente non è informata correttamente sulle vere cause che danno origine agli spostamenti migratori interni ed esterni di un popolo. Si genera così una confusione che rischia di danneggiare l'intero sistema. Attualmente impegnato a trovare soluzioni rapide e valide al problema dei flussi migratori. Riprendendo la parola il relatore Marco Job ha affrontato il tema delle dighe, enormi costruzioni che in Africa in particolar modo in Etiopia hanno un impatto ambientale altissimo, tanto da stravolgere la vita delle popolazioni locali e la loro economia. Queste strutture, costruite con investimenti e capitali occidentali, generano conseguenze sull'equilibrio geopolitico mondiale e producono un elevato rischio di guerre e conflitti militari. Prima di passare la parola al pubblico, in sala, per le domande, Job ha voluto ricordare quanto sia importante informare i cittadini con una valida campagna di sensibilizzazione sull'uso corretto di questa risorsa. Nelle abitazioni andrebbe incentivato l'uso di strumenti che permettono il riutilizzo dell'acqua o perlomeno la limitazione degli sprechi, che a quanto pare sono ancora elevati, spesso a causa di cattive abitudini quotidiane. Andrebbero messe in campo azioni di risparmio di questo bene primario, magari con degli incentivi o dei contributi ai cittadini, come l'iniziativa recentemente promossa per l'acquisto delle bici elettriche. Invitiamo infine gli ascoltatori a rivedere lo streaming della serata registrato sulla pagina Facebook del CEVI, Centro Volontariato Internazionale, e ringraziando nuovamente gli ospiti per la loro disponibilità, vi proponiamo l'ascolto di questa breve intervista a Marco Job e a Samantha Franz al termine dell'incontro tenutosi a Udine sui temi acqua e clima, le sfide del nostro secolo. Con noi Marco Job a lui chiediamo, il rischio di una scarsità idrica globale preoccupa le banche e coloro che hanno potere decisionale nel mondo. Perché allora tutto il sistema si basa sulla crescita esponenziale dell'economia e della produzione senza tener conto dei cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti in questi giorni? Eh, purtroppo non si tiene conto della, del limite che ha il nostro pianeta, soprattutto del limite delle risorse naturali. Parliamo di acqua, quindi il limite che c'è nella disponibilità di acqua. E, appunto il fatto che i grandi eh, organizzazioni economiche, finanziarie sono in allarme. Per il, lo scenario futuro della scarsità idrica vuol dire che lo scenario diciamo, è molto probabile avvenga e che appunto, non si sta tenendo in debito conto eh, il limite naturale della disponibilità di acqua e non si mettono in atto diciamo, misure efficaci per ridurre i consumi. Quindi eh, che, la risposta che si sta cercando di dare è. La tecnologia ci salverà ma non si mette in dubbio quelli che sono i livelli di consumo che invece andrebbero rivisti sia sì, a livello non solo a livello personale ma soprattutto a livello industriale agricolo. Bene, durante questa serata sono stati toccati temi molto importanti che riguardano l'acqua e il clima. Ed è stato affrontato anche il problema del ricircolo dell'acqua. Quali interventi nelle nostre case si possono mettere in atto per il risparmio, ma soprattutto per il recupero dell'acqua? È un tema, questo molto importante, che a nostro avviso è un tema che non viene preso in debita considerazione. Si potrebbero fare tante cose, eh, alcune piccole cose le stiamo già facendo, come quella insomma, di cercare di non sprecare l'acqua del rubinetto, di chiuderlo quando eh, non si usa, quando ci si lava i denti, eccetera. Però queste sono piccole cose. Le cose più importanti a nostro avviso dovrebbero essere, ad esempio, eh, il recupero dell'acqua piovana attraverso cisterne e attraverso sistemi cosiddetti duali, cioè eh, tubi dove circola l'acqua potabile e tubi dove circola un'acqua non potabile, quindi eh, o l'acqua piovana o un'acqua riciclata, diciamo, da sistemi di, di depurazione. L'esempio classico che viene fatto è che nel nostro sciacquone, ogni volta che tiriamo l'acqua, noi eh, consumiamo 3, 4, 5, 6, anche più litri in funzione del sciacquone di acqua potabile, cioè acqua che è stata potabilizzata, che è stata portata nelle nostre case e che viene usata per un uso che non sarebbe necessario avere l'acqua potabile. Potrebbe essere un'acqua riusata, riciclata o un'acqua piovana recuperata con sistemi che però non dovrebbero essere lasciati solo diciamo, alla libera iniziativa delle persone interessate, ma dovrebbero far parte delle politiche pubbliche di promozione e di incentivi, cosa che oggi purtroppo non avviene. La ringrazio molto e le chiedo di ricordare agli ascoltatori i contatti per avere maggiori informazioni sulle attività del CEVI. Sì, posso lasciare il contatto del sito web www.cevi.coop, con due O, e lì diciamo, ci sono tutte le informazioni necessarie per eventuali mail, contatti telefonici, eccetera. Perfetto, grazie e buonasera. Buonasera. Con noi questa sera Samantha Franz, Presidente del Circolo Nuovi Orizzonti di Udine. Buonasera. Buonasera. Con l'emergenza coronavirus il modo di organizzare eventi per le proloque e le associazioni quest'anno è cambiato drasticamente, tanto che molti hanno preferito rimandare manifestazioni e conferenze pubbliche al prossimo anno. Qual è l'esperienza in merito da parte del Circolo Nuovi Orizzonti? Eh, nel periodo di, comunque di lockdown abbiamo comunque dovuto eh, bloccare tutte quante le attività noi siamo anche un centro di, di aggregazione quindi per noi è stato anche abbastanza doloroso dover chiudere il parco dover chiudere la struttura e non poter fare eh, quello che insomma è nelle nostre, nelle nostre corde abbiamo poi colto l'occasione che ci ha dato il comune con uh, l'organizzazione delle, delle iniziative per l'estate e da, da luglio siamo ripartiti eh, sfruttando anche le opportunità che ci dà la nostra sede che è appunto un ampio spazio esterno e quindi ci permette di eh, realizzare eventi e, in sicurezza. Perfetto, vuole gentilmente ricordare agli ascoltatori quali sono i prossimi eventi in programma e dove possono trovare tutte le informazioni utili? L'iniziativa che, che stiamo portando avanti appunto fanno parte di questa rassegna che si chiama Itinerandum e, e mh, vuole portare eh, dei ragionamenti sul, sul concetto di viaggio andando a cercare anche dei punti di vista un po' diversi da quelli che sono soliti, proprio perché quest'anno, con causa Covid, diciamo che la parte di più ludica dei viaggi e delle vacanze per molti è un po' andata persa. E quindi noi continueremo per tutto il mese di settembre e per tutto il mese di ottobre con degli appuntamenti che spaziano un po' su diversi temi, sia da presentazioni di libri che da spettacoli teatrali, concerti, ad esempio domani sera c'è un concerto, laboratori con, per i bambini, il 2 ci sarà un laboratorio fatto sempre con, con gli amici del CEVI sul tema dell'acqua, quindi molto interessante, e anche però conferenze in cui andremo ad affrontare altri temi legati alle migrazioni e ai viaggi. Diciamo non di piacere ma obbligati. Le informazioni le potete trovare comunque sul nostro sito o sulla pagina Facebook, che è Nuovi Orizzonti, dove comunque pubblichiamo costantemente le informazioni sulle nuove, sulle nuove iniziative. La ringrazio e la ringrazio anche per la splendida serata, molto interessante. Buonasera. Buonasera. Termina dunque lo speciale da Udine, saluto gli ascoltatori e passo nuovamente la linea alla redazione. Sabrina Chico tipe Radio Sajus.